Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Asso Camere Estero. Gli ultimi dati che sono stati resi pubblici dall'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano del Turismo, dimostrano che l'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri paesi. Il settore infatti, nonostante un contesto complesso, sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località. Promette molto bene la settimana di Ferragosto, quella che va dal 10 al 16, la penisola risulta per fortuna quasi sold out. La posizione strategica del nostro paese, ricordiamolo, con i suoi quasi 8.000 chilometri di coste, dimostra che il sistema mare per l'Italia è una sfida, una risorsa, ma soprattutto una grande opportunità da cogliere. Nostro ospite oggi di OK Italia Parliamone per parlare di portualità e turismo è il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, che ricordiamo include i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, Ugo Patroni Griffi. Buongiorno Patroni Griffi. Buongiorno a voi, buongiorno. Patroni Griffi, i porti rappresentano la porta d'ingresso via mare del turismo e per la competitività e anche la ripresa economica del paese serve sicuramente un sistema mare che funzioni. Non si possono più accettare ritardi nell'integrare la rete logistica italiana connettendo al meglio i porti con i vari sistemi di trasporto. Dobbiamo ricordarci che i porti non sono soltanto traffico di merci, perché per i porti del nostro paese ogni anno passano oltre 41 milioni di passeggeri e circa 11 milioni di croceristi. Patroni Griffi, il sistema portuale per lungo tempo ha scontato dei ritardi, disorganizzazioni e anche tante inefficienze. Siamo pronti dunque a recuperare il tempo perduto e farlo evolvere? Beh, io direi proprio di sì, e penso che ormai ci sia una certa consapevolezza dell'importanza della portualità, dei trasporti, della logistica, dell'intermodalità per lo sviluppo del paese. Parlo sempre al plurale perché tutti i presidenti di porti, poi riuniti nella loro associazione Assoporti, stanno da tempo facendo una battaglia per spendere un grandissimo patrimonio accumulato in questi anni che si possa tradurre velocemente in infrastrutture e servizi. Perché il porto è attrattivo come qualunque infrastruttura se è adeguatamente infrastrutturato e se offre servizi all'avanguardia, come il porto è il biglietto, come un aeroporto, il biglietto da visita del paese, quindi deve esprimere quel modo di vita, quel know-how, quella anche genialità che contraddistingue l'Italia. Noi ci stiamo lavorando tantissimo e credo che alla fine di più o meno del mandato, sono 3 anni dal mio mandato, ma anche di tanti colleghi, i cambiamenti inizino a vedersi. Porti molto più infrastrutturati, porti molto più tecnologici. Oggi il decreto semplificazioni, che è in fase di conversione, ci sta dando sicuramente una grande mano. Molto bene. Oltre alla crisi economica globale, da più parti si lamenta anche una mancanza di coordinamento e organizzazione del settore portuale. Soprattutto si lamenta una scarsa qualità delle infrastrutture portuali. A che punto siamo con il superamento di queste problematiche? E allora, chiaramente i porti sono un po', come ho detto, sono anche lo specchio del paese. Soffrono la burocrazia, sono sottoposti, per esempio noi come autorità siamo sottoposti a una pluralità di controlli ministeriali, siamo sottoposti a almeno 4 ministeri, che ovviamente rende tutto molto farraginoso. Ogni opera portuale subisce un numero di controlli e di passaggi superiori ai 20, quindi quelli che si chiamano i tempi di attraversamento. Guardate che il problema di questo paese non sono gli appalti, poi c'è gli appalti, tutto sommato funziona, c'ha ragione chi dice non è il problema di codice appalti, il problema di questo paese sono i cosiddetti tempi di attraversamento, cioè il vari passaggi amministrativi prima di arrivare alla gara d'appalto. Le autorizzazioni, le procedure ambientali, le conferenze di servizi, queste effettivamente creano praticamente il blocco, il rallentamento.
fatto 10 il tempo per realizzare un'opera, 8 è il tempo che prendono queste procedure, il che, devo dire la verità, è abbastanza inaccettabile, cioè non, il tre quarti del tempo se ne vanno non per realizzare l'opera, non per l'appalto, ma se ne vanno per ottenere i permessi necessari per la realizzazione dell'opera. Quindi si può semplificare, un buon, come ho anticipato, viatico è nel decreto semplificazioni, come detto da tutti diciamo, gli addetti ai lavori, però non basta. Quello che è necessario è soprattutto di accelerare le procedure cosiddette ambientali, il che non significa ridurre i controlli, ma renderli più efficienti, più compatibili con le regioni dell'economia, con lo sviluppo di un paese, con lo sviluppo di un territorio, con lo sviluppo del PIL, con la spesa pubblica, perché questi miliardi che ci arrivano dall'Europa non rimangano là parcheggiati, ma si traducano effettivamente in opere. Nei porti poi c'è una strana situazione, cioè il porto e l'infrastruttura. Cioè il porto efficiente se ha infrastrutture adeguate, il porto inefficiente se non ha infrastrutture adeguate. La prima infrastruttura che devono avere i porti sono fondali adeguati, cioè i dragaggi, ed è l'operazione in assoluto più difficile nel nostro paese. Cioè dragare un porto è più difficile di andare sulla Luna, probabilmente, è più difficile immaginate una cosa difficile, e dragare il porto è più difficile, ed è voglio dire, devastante, perché negli altri paesi non, ovviamente non è così. Cioè, negli altri paesi i porti si dragano continuamente senza grossi problemi. Noi eravamo un paese semplice, noi avevamo prima il cosiddetto SEP, il servizio escavazione porti, cioè un servizio permanente che tutto l'anno periodicamente puliva i fondali in maniera che il fondale rimanesse adeguato al traffico. Il porto che non ha un fondale adeguato diventa una piscina, perché nessuna nave può entrare. Secondo corollario, paradigma dei porti, è che il porto si adegua alla nave, non la nave al porto. Cioè, oggi le navi non sono più quelle di 10 anni fa o di 20 anni fa, le navi sono sempre più grandi, anche quelle di cui ha parlato lei, cioè le navi da crociera. Noi parliamo di navi da crociera oggi a oltre 330 metri e quindi hanno bisogno pescaggio di maggiore. Pescaggio maggiore, poi hanno bisogno ovviamente di stazioni marittime adeguate, perché il numero di passeggeri che vengono movimentati è enorme, sono navi da 3.000, 4.000, 5.000, fino a 7.000 passeggeri. Ora pensi che significhi fare i controlli di sicurezza su 7.000 passeggeri. Ci vuole una struttura ovviamente adeguata a questi. Guardi, Presidente, stavo sorridendo mentre parlava del dragaggio dei porti, che dovrebbe essere una cosa, diciamo, ordinaria e quotidiana. Circola sul web un'intervista fatta da Bruno Vespa al governatore della Campania. Io c'ero con tutti i colleghi, il presidente di Porti, ci spellicavamo le mani. De Luca ha detto sante parole, cioè non si può perdere degli anni per andare a vedere quella. C'è la caratterizzazione, che è sostanzialmente un'analisi fisico-chimica del sedimento, prende pochissimo tempo. Poi perché per valutare questi sedimenti se ne vadano dei mesi, se non degli anni, poi sfugge al comprendonio di più. Sì, sì, anche perché poi, ecco, con il suo solito fare molto istrionico e pieno di humor, raccontava di questo secchiello di sabbia che poi deve essere, questa sabbia che poi il paradosso deve essere riposta in mare a distanza di 15 miglia dalla costa, con una superficie un livello non superiore di 5 centimetri, quindi veramente la cosa che vorrei raccontare è che quando lui sta rappresentando una situazione semplice, sì, perché oggi l'ISPRA ha introdotto un cosiddetto protocollo, cosiddetto Ecotox, in cui oltre alla qualità del sedimento quanto a inquinanti, si valuta anche l'ecotossicità. Questo ha determinato che la maggior parte dei sedimenti nei porti industriali, penso a Spezia, Livorno, sì, eccetera, non siano più conferibili, riemergibili a mare. Cioè, solo in Italia accade, negli altri paesi ovviamente questo problema non c'è. Significa che questi sedimenti devono essere contenuti in casse di colmata, quindi opere molto costose e che subiscono moltissime a loro volta procedimenti amministrativi, si scontrano con gli ambientalisti, cioè non la cementificazione, ma poi sia l'economia circolare, peraltro un po' ignoranti, perché le casse di colmata sono quanto di più, diciamo, sintomatico e semplificativo di un'economia circolare. Utilizzi il rifiuto e crei nuove banchine. È così, è così.
Patrone Griffi, i traffici marittimi di merce e passeggeri possono crescere premiando le risorse turistiche del nostro paese e l'eccellenza soprattutto del nostro Made in Italy e valorizzare anche tutti i settori della blue economy, dal commercio alla cantieristica al turismo. Chiedo, quali sono le iniziative che avete messo in campo come autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale proprio per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei settori nautici connessi al turismo per potenziare l'offerta e migliorare allo stesso tempo la qualità dei servizi turistici regionali? Veramente un fronte, come dicerebbe il nostro presidente, di fuoco, nel senso che io ho progettate e finanziate a Bari una nuova stazione marittima, il raddoppio di quella esistente, un porto turistico in grado di poter ospitare mega yacht di oltre fino a 100 metri, quindi dando quell'infrastruttura che in Italia in gran parte manca. Ovviamente c'ho i dragaggi, nuove strutture di controllo che possono permettere il flusso dei passeggeri, sto adeguando tutte le strutture in una ottica anti-Covid, perché nel senso che io sono un San Simoniano, cioè da San Simone, cioè credo molto che esista una soluzione tecnica per tutto. Quindi noi abbiamo implementato una tecnologia utilizzata dalla NASA per purificare l'aria in tutte le nostre stazioni marittime e rendendo riducendo moltissimo il rischio. Poi abbiamo utilizzato delle vernici fotocatalitiche che stiamo sperimentando con lo stesso obiettivo. Hanno anche l'effetto di ridurre l'inquinamento, quindi allergeni, tutti elementi di inquinamento dell'aria vengono catturati e neutralizzati, oltre che ovviamente in questo periodo i virus. Stiamo lavorando con le associazioni tipo l'Ordine di Malta per fare dei controlli nelle stazioni marittime che stiamo riorganizzando per la gestione del Covid, quindi triage, controlli, termoscanner. Abbiamo introdotto dei termoscanner con l'intelligenza artificiale che ci permettono di fare uno screening a grossi gruppi, individuare il passeggero che abbia una temperatura superiore a quella consentita, bloccarlo, seguirlo e poi portarlo al controllo evitando che possa contagiare altri passeggeri. Cioè, crediamo molto nella tecnologia che stiamo, devo dire, sperimentando, e in gran parte è tecnologia italiana. Tanti sono brevetti italiani che stiamo utilizzando e sono molto contento ovviamente di questo. Negli altri porti, in ogni porto del mio sistema c'è una stazione marittima. È stata progettata, è stata finanziata e siamo in fase di gara e di aggiudicazione della gara. Su Brindisi abbiamo rifatto il progetto, perché era un po' datato, della nuova stazione marittima che spero di poter sottoporre con le procedure di approvazione al più presto. Cioè c'è tantissimo. Gli info point, abbiamo lavorato con la regione Puglia, siamo nei porti maggiori, Bari e Brindisi, abbiamo due strutture che stiamo adeguando, a Bari abbiamo già realizzato, a Brindisi abbiamo avuto dei problemi, speriamo di superarli, per l'info point, per dare ai passeggeri quelle prime, che sono poi turisti, quelle prime informazioni che gli permettano soprattutto di visitare la città scalata, quindi economia che si genera nelle città. Quindi io credo che si sia fatto molto, ovviamente si può fare sempre di più, ovviamente non è che io dica che si sia fatto tutto, si può migliorare, ma vedendo da dove siamo partiti abbiamo fatto un bel pezzo di strada. Assolutamente sì, parlavamo di ambiente, sicuramente trasporto e turismo sostenibile sono due aspetti che devono necessariamente essere al centro dell'agenda politica fin dai prossimi provvedimenti ed interventi. Senza efficienza e competitività nel trasporto, lo dicevamo prima, non vi può essere ripresa del turismo. Senza sostenibilità non vi è sviluppo futuro. Però c'è un passaggio molto importante. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito come sia lo Stato di ogni singolo, quindi ogni singolo paese, a decidere quale interesse nazionale debba prevalere in un bilanciamento tra necessità di realizzare delle infrastrutture e tutela dell'ambiente. Dopo questa posizione, Patrone Griffi, cosa potremo attenderci per nuove opere e lavori portuali? Beh, l'idea è questa. Ovviamente la tutela dell'ambiente è prioritaria per tutti. Ci sono delle opere che possono essere delocalizzate,
qualora siano impattanti per l'ambiente, ci sono delle opere che non possono essere delocalizzate, cioè un porto non può essere delocalizzato. L'infrastruttura ferroviaria che dovrebbe collegare con l'alta velocità il sud e il nord non può essere delocalizzata, non è che possiamo mettere nel mare o possiamo portarla, cioè deve stare là. Allora a quel punto lo Stato deve contemperare l'interesse, perché è giusto ovviamente tutelare l'ambiente, ma bisogna anche tutelare la vita dei cittadini, l'economia, bisogna tutelare diciamo anche le aspettative che hanno tanti giovani, tante giovani donne di trovare lavoro, specialmente nel meridione, e non lo trovano. Quindi una serie di interessi che spetta allo Stato contemperare e decidere di volta in volta, quando non siano, siano talmente confliggenti da non poter essere coordinati, quale di questi interessi debba prevalere. Noi la nostra parte la stiamo facendo. Negli ultimi finanziamenti PAC, l'autorità di sistema ha proposto l'elettrificazione di diverse banchine nel porto di Bari e di Brindisi, specialmente dove attraccano traghetti e navi da crociera. Soprattutto le navi da crociera sono già molte sono attrezzate per essere alimentate da terra, e questo ovviamente riduce l'impatto ambientale. Della fotocatalisi ne abbiamo già parlato, abbiamo un piano energetico ambientale molto performante che vorremmo sviluppare con un EPC, un Energy Performing Contract, una sorta di project financing, in maniera tale da essere autosufficienti, ridurre l'impatto energetico, quindi ridurre i nostri costi, ma essere soprattutto efficienti, quindi ridurre anche le cosiddette esternalità che comunque un'infrastruttura come un porto inevitabilmente genera. Devo dire, i dati ambientali che noi abbiamo, delle statistiche dei porti Bari e Brindisi, ci postano agli ultimi posti, questa volta è un fatto positivo, sotto il profilo dell'impatto ambientale. Quindi sono dei porti che, sebbene molto trafficati, sono dei porti che impattano pochissimo sull'ambiente. Presidente, un'ultima domanda. Le chiedo, che ruolo possono avere i porti per il rilancio e lo sviluppo del turismo e dell'economia in generale delle città che li ospitano? Allora, innanzitutto noi dobbiamo sapere che ogni euro che noi spendiamo in infrastruttura portuale genera un valore di 2,5 euro, quindi è un ottimo investimento. Cioè io investirei, cioè un investitore dice, ma oggi dove vuoi investire? Nel porto. Nel porto sono un euro, 2,50 euro. Questi 2,50 euro si traducono in posti di lavoro, si traducono in occasioni economiche per le città che ospitano il porto, economia, commerci, anche di prossimità. Noi abbiamo visto che le crociere generano un'economia. Io passeggiando ora per Bari in questi giorni, mi riconoscono molti commercianti, mi dicono, Presidente, ma quando ripartono le crociere? La città è deserta senza le crociere. Che le crociere portano, e c'è la mistificazione, noi ci non spendono, generando sostanzialmente, sostenendo una microeconomia che senza quelle crociere è in grave affanno. Vanno nei ristoranti, vanno nei bar, comprano l'artigianato, hanno bisogno di logistica, di essere trasportati. Io guardo con grande attenzione la ripartenza delle crociere, anche perché diventa un'occasione per il meridione unica, sono crociere di prossimità, sono crociere da parte di cabotaggio, meno stati scalati, ma l'Italia diventa il porto hub. Ci si imbarca e si sbarca solo dall'Italia, e quindi significa che il crocierista non è solo una rondine, ma è un turista, perché deve arrivare nella città dove si imbarca. E normalmente le statistiche ci dicono che quando, nella città in cui si imbarca, spende non meno di 2,5 notti. Quindi sì, perché arriva prima, chiaro, visita, arriva fa un'altra notte, va a cena, va in albergo, visita i negozi, fa degli acquisti. E allora questi non sono più croceristi, sono turisti a tutti gli effetti, che vanno riconosciuti, vanno popolati, vanno curati, vanno allettati, perché scelgano i nostri porti, a differenza, perché la scelta è o un porto del nord o del sud, scelgano un porto del sud per imbarcarsi, in qualche misura prolungando la vacanza. E pensate alle grandi possibilità di intermodalità. Cioè noi abbiamo tantissimi voli low cost, questi diventano fly and cruise, come è una modalità che è diventata in alcuni paesi del 60-70%
del rispetto alla croceristica. Quindi chi arriva dall'Olanda fa qualche giorno da noi e poi si imbarca, chi arriva dalla Germania e via dicendo. L'Italia, la Puglia è molto collegata con il centro e il nord Europa, Svizzera, Germania, con i paesi dell'est, addirittura con la Russia. E quindi questa opportunità è un'opportunità che si aggiunge alla vacanza in Puglia e alla vacanza in nave. È giusto. Benissimo, io ringrazio il presidente Ugo Patroni Griffi per questo confronto, questa chiacchierata, per verificare e valutare insieme quali opportunità possono derivare da un sistema portuale efficiente ed efficace che può essere veramente volano di sviluppo per l'economia e per la ripresa del nostro paese. Grazie ancora, presidente. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo momento di confronto. Arrivederci a tutti.